Signore Gesù, ti chiediamo di benedire tutte le famiglie, tutte le persone, tutti gli ammalati. Alle ore 16 faremo questa benedizione, come ogni giorno, la benedizione con te, Eucaristia, che vuoi raggiungere ogni persona, tutti quanti. Nessuno escluso. Gesù, tu sei la salvezza, tu sei la guarigione, dona sapienza, sapienza ai medici, ai ricercatori, alle autorità, a chi deve prendere decisioni, dona il coraggio, la speranza, a chi è scoraggiato, a chi è malato, chi è da solo, chi vive per strada, chi non sa come trovare da mangiare. Dona guarigione a chi è in cura in questo momento. Signore, fa che superiamo questo terribile periodo. Tutta l'umanità sta soffrendo, siamo tutti uniti in questo comune sofferenza. Signore, fa che questa unità continui anche dopo, che possiamo lottare perché mai più capiti, per potenziare tutto quello che c'è di bene, mai con l'odio, ma sempre con l'amore, la misericordia, la collaborazione. Signore Gesù, ti ringraziamo di questa benedizione che ogni giorno ci dai. Non possiamo fare niente senza di te. Tu hai voluto non far nulla senza di noi, senza la nostra collaborazione, senza la nostra libertà, senza che noi facciamo la nostra parte. È vero, ma senza di te le nostre povere opere sono come 5 pane e 2 pesci, non possono bastare a sfamare una moltitudine. Solo tu puoi veramente moltiplicare tutto questo, Signore. Noi confidiamo veramente in te. Salvaci, Signore Gesù. Non lasciarci soli, mai soli. Fa che ti vediamo in ogni persona, specialmente in chi è più povero, chi è più sofferente. Ecco, come ti vediamo, ti adoriamo in questo momento, nella Santissima Eucaristia, possiamo adorarti nei poveri, nei malati, possiamo adorarti dentro di noi con la preghiera, possiamo adorarti nella tua parola che vogliamo vivere. Ecco, Signore, tu sei presente più che mai, anche se non puoi essere presente sacramentalmente, sei presente più che mai nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Raggiungi tutti senza esclusioni. Anche questa benedizione raggiungerà tutta la popolazione. Tutti quanti, nessuno escluso, stiamo aspettando che suonino le campane. Ecco questo segnale che ogni giorno alle ore 16 suonano le campane per dire che la benedizione del Signore, di Gesù, Eucaristia, scende su ogni famiglia, su ogni persona, e per incoraggiarci, per guarirci, per purificarci, non una volta, non due volte, non tre, ogni giorno fin quando finirà questa crisi, ogni giorno alle ore 16, la tua benedizione, Signore Gesù. Ogni giorno, giorno di Pasqua, giorno di Pasquetta, giorno dopo ancora, e avanti, avanti, ogni giorno alle ore 16. Signore, è un piccolo segno, ma tu puoi fare grandi cose a partire da questi piccoli segni.
tu sei un piccolo segno, ti sei fatto pane proprio per farti vicino a noi nella nostra quotidianità. Veramente insegnaci a farci pane degli altri, a lasciarci mangiare, a lasciarci scomodare dai loro bisogni, dalle loro situazioni. Aiutaci veramente a essere così rispettosi delle regole, così rispettosi veramente della quarantena, tutti quanti, pensando al più debole, pensando al più fragile, proprio per amore di te presente nelle persone, a donare fiducia, unità, mai e questo seme della discordia che non può farci del male. Signore, questo è un virus ugualmente terribile che ci fa dimenticare i poveri, dimenticare quali sono i veri bisogni per litigare tra di noi, Signore. Ecco che manca ormai pochissimo al suono delle campane e la tua benedizione su tutti noi, Signore. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Ecco qui, adesso, sul sagrato della Chiesa, verrà data la benedizione eucaristica su tutti quanti, nessuno escluso.